Giulio Manfredonia e Riccione per prendere un premio per il successo di Qualunque Mente. Come guardi questo film oggi, che è passato qualche mese dalla sua uscita e dal suo grande successo? Ma intanto c'è una grande soddisfazione per tutto questo pubblico che è venuto a vederlo, perché io credo che è molto importante per il cinema italiano fare dei film che siano popolari, che siano graditi dal pubblico, che abbiano molte persone che hanno voglia di vederli. Poi insomma è un film che ci ha dato delle grandi soddisfazioni anche a prescindere dai numeri. È un film che è andato al Festival di Berlino, diciamo uno dei due film italiani a Berlino, è un film che è stato anche apprezzato anche all'estero, ci sono tanti festival in giro per il mondo che l'hanno accolto, è stato a New York, insomma fa piacere aver fatto un film popolare italiano ma che ha anche una dimensione non solo nazionale. Tra l'altro il film è appena uscito in DVD, lo ricordiamo, quindi questo è anche un modo per chi l'ha perso al cinema lo può vedere adesso in video. Sì, infatti anche, va anche detto che il DVD è un grande successo, è uno, credo che sia il secondo maggior incasso di DVD, e quindi questo certifica ancora una volta che il film è incuriosito, è interessato, forse tocca anche dei temi molto attuali e quindi in qualche maniera il pubblico è curioso di vederlo. Il film ha avuto una vita anche separata dal, diciamo, dal film stesso, abbiamo visto nella politica, è stato citato più volte, ecco, come hai vissuto questa insomma, la realtà, la vita imita l'arte? Ma curiosamente, quella credo che sia un'ulteriore testimonianza che il film fotografa un fenomeno di costume. Io credo che non sia un film politico ma sia un film di costume che racconta un po' l'Italia dove è andata a parare. La cosa curiosa è che ognuno attribuisce i vizi di Centro Qualunque all'altro schieramento politico, per cui siamo visti attribuire delle somiglianze assolutamente inimmaginabili quando abbiamo fatto il film. E anche la cosa che direi è che Centro Qualunque assomiglia anche nel piccolo al politico italiano, cioè in molti comuni d'Italia il film ha avuto successo perché veniva riconosciuto un esponente politico locale. E quindi insomma in qualche maniera queste sono tutte conferme che il film fotografa una cosa reale, anche se lo fa in un film a fumetti come Qualunque Mente. Tu sei reduce da due film di successo, Come si può fare, Qualunque Mente, da una grande riproduzione, nel senso che sei diventato papà di due gemelli. Adesso cosa stai lavorando? Ma adesso sto scrivendo un film con Bonifaci e poi vediamo, insomma per il momento mi sono preso un po' di riposo, come dicevi tu appunto ho avuto due figli da poche settimane, quindi quella è la mia attività principale. Ma insomma quando riprenderai anche a dormire possiamo sperare in un altro film dove c'è il costume, perché sia si può fare in maniera molto diversa chiaramente da Qualunque Mente, giustamente era un film che parlava del presente e dell'Italia di oggi. Beh sì, credo che sia una cosa interessante fare un cinema che parli dell'Italia di oggi anche senza essere proprio cronaca. Credo che la funzione del cinema sia quella di raccontare il paese in maniera, diciamo, meno didascalica, meno diretta, ma comunque ficcante. Quindi questo è un po' il cinema che mi piacerebbe fare.